Il Papa a Cipro, in giugno Benedetto XVI sarà il primo pontefice della storia a visitare l'isola a stragrande maggioranza ortodossa. Lo attendono 40.000 cattolici, una vivace e multietnica comunità. 1 marzo, un anniversario particolare per la città di Betlemme e i suoi abitanti, che lo hanno voluto ricordare con una via crucis di preghiera e di speranza. Commemorazione del pianto di Gesù su Gerusalemme, solenne celebrazione al Dominus Plebit, il piccolo santuario francescano da cui si gode una vista unica sulla città santa. Il prossimo giugno, dal 4 al 6, Benedetto XVI giungerà qui. Cipro, terza isola del Mediterraneo, si prepara ad accogliere il Papa, che è stato invitato dal presidente Dimitri Christofias e dall'arcivescovo ortodosso di Cipro, Crisostomo II. In un paese a stragrande maggioranza ortodossa, quello ecumenico sarà senz'altro uno degli aspetti più attesi del viaggio, la minoranza cattolica conta 10.000 fedeli della Chiesa maronita e circa 30.000 fedeli latini. Di questi, soltanto un migliaio sono ciprioti autoctoni. Il resto è costituito da stranieri. Sono persone che risiedono permanentemente nell'isola, parecchi gli europei, ma sono soprattutto lavoratori temporanei immigrati, in particolare da Filippine, Sri Lanka, India, ma anche da Camerun, Nigeria, Bangladesh, Pakistan. I latini di Cipro sono sotto l'autorità pastorale del patriarca latino di Gerusalemme. Suo vicario qui è un frate minore, l'italiano di origini venete padre Umberto Baratto, che è anche incaricato del nunzio apostolico che risiede a Gerusalemme. I francescani, che anche a Cipro vantano una presenza secolare, nelle città di Nicosia, Larnaca e Limassol hanno la responsabilità di 3 delle 4 parrocchie latine dell'isola, che si stanno preparando ad accogliere il Papa in vari modi, con la preghiera innanzitutto, al termine di ogni santa messa e nell'ora quotidiana di adorazione eucaristica, e con gli sforzi organizzativi. È già stato costituito un comitato centrale che coordina una decina di commissioni. L'aspetto pastorale di questo viaggio sarà prioritario, ci dice padre Baratto, che si attende soprattutto frutti abbondanti per una maggiore vitalità spirituale della Chiesa cattolica che è in Cipro, la quale, ci spiega, grazie all'immigrazione sta numericamente aumentando, in opposta tendenza rispetto a quanto accade nelle chiese arabe del Medio Oriente. Ma non va dimenticato che Benedetto XVI, primo papa della storia a visitare l'isola, giungerà in un paese diviso in due da un muro invisibile ma reale, che separa la Repubblica di Cipro, che dal 1 maggio 2004 fa parte dell'Unione Europea, dal restante territorio della zona settentrionale dell'isola, in mano alla Turchia, dopo l'intervento militare del 1974. Annosa e difficile la questione cipriota, che riguarda anche la preoccupante situazione nella zona nord occupata dell'immenso patrimonio culturale cristiano di centinaia di chiese distrutte o violate. Crocevia di popoli nel passato e nel presente, isola oggi dalla forte vocazione turistica, paese ricchissimo di millenari resti archeologici che evocano ricordi di antiche civiltà e divinità mitologiche, Cipro fu anche terra di apostoli. Qui vi giunse Paolo per il suo primo viaggio missionario. Accompagnato da Barnaba, nativo dell'isola, i due sbarcarono precisamente qui, a Salamina. Attraversata tutta l'isola, raggiunsero poi Paphos. Quest'ultima città, e Nicosia, la capitale, saranno le due tappe del viaggio a Cipro di Benedetto XVI, apostolo dei tempi moderni, sulle orme di Paolo. Una via crucis per le vie di Betlemme per non dimenticare il muro di separazione e per pregare. Organizzata da Pax Christi Italia e dalle tre parrocchie di Betlemme, Beggiale e Bezzaur, il 1 marzo ha preso vita anche quest'anno l'iniziativa Un ponte per Betlemme. La data coincide con l'anniversario della posa della prima pietra di costruzione del muro che divide Betlemme da Gerusalemme, avvenuta il 1 marzo del 2004. È un momento molto bello, molto forte. È pieno di energia per il popolo della Terra Santa, perché un'iniziativa simile possa dare segnali di speranza. Quello che manca in questa terra è la dignità della persona umana, anche nel piccolo, anche per attraversare da una città all'altra, per lo spostamento. Veramente manca la dignità umana.
Sono passati 6 anni, ma l'occhio non si abitua, e tantomeno il cuore, a questa alta barriera di separazione che ferisce la terra e divide gli uomini, che procura una serie di pesanti limitazioni alla comunità locale e che resta lì, inesorabilmente ferma, insuperabile. Eppure lo sconforto e lo scoraggiamento non è ciò a cui è chiamata la comunità cristiana. Per questo da 3 anni si è voluto vivere questo anniversario del 1° marzo con spirito cristiano, come momento forte di preghiera e di speranza. Mettiamo i nostri cuori insieme per pregare e invocare la pace, e soprattutto la pace, ecco, quella che sta nel cuore. Ogni uomo del mondo deve portare la sua croce, ma questa croce, ecco, non sarà portata da solo dall'uomo, ma anche viene aiutata e portata con Gesù. Portare la croce quotidiana nel senso cristiano, non essere fuggiti da questa croce, perché questa croce è necessaria, ecco, per la gloria che viene dopo. Animata soprattutto dai giovani, la Via Crucis è partita dall'Azione Cattolica e ha fatto diverse tappe, tra le quali la Chiesa dei Salesiani e quella della Comunità Melchita, per giungere infine prima nella piazza e poi nella Basilica della Natività. Qui Monsignor Giovanni Giudici, presidente di Pax Christi Italia, ha rivolto parole di speranza a tutti i cristiani arabi presenti. Un evento come questo della Via Crucis è il terzo anno che si ripete ed è fondamentale per dare ai cristiani di Terra Santa una risposta a quella che è la chiusura del muro. I cristiani vivono come minoranza e come minoranza circondati dentro un muro con la maggioranza musulmana. Non ci sono grossi problemi di relazione, ci sono normali problemi, ci sono in tutte le parti del mondo, ma eventi come questo, quando il 10% della comunità scende in piazza per pregare ad alta voce, per cantare le canzoni cristiane, in un tempo come questo, quello di Quaresima, è fondamentale per avere un riconoscimento, fermare l'idea che si esiste e si vuole stare qui in questa terra. Anche in giornate ventose e poco assolate come questa, quello che si ammira da qui è uno tra i panorami più suggestivi di Gerusalemme, lo stesso che si gode dalla grande vetrata di questo piccolo santuario francescano. Conosciuto con il nome latino di Dominus Flevit, il Signore pianse, esso è legato ad una tradizione cristiana che ambienta in questo luogo il lamento di Gesù su Gerusalemme. È in questa cappella moderna, costruita a forma di grande lacrima dall'architetto Barluzzi nel 1955 sui resti di una chiesa bizantina, che ogni anno, il secondo mercoledì di Quaresima, si danno appuntamento i frati della Custodia di Terra Santa, che da qui cominciano le loro peregrinazioni quaresimali nei vari luoghi santi di Gerusalemme. In commemorazione Fletus Domini, nella solenne celebrazione, prima i Vespri, poi la Santa Messa, si commemora e si medita il pianto di Gesù sulla città santa. Dio è venuto a visitare e a portare pace a questa città, che è simbolo del cuore di tutti quanti gli uomini. Quando questa visita di Dio non è accolta come una visita di pace, di gioia, di serenità, allora l'uomo la sperimenta come un giudizio, come un castigo, la presenza di Dio. E allora Gesù piange, perché l'uomo avverte così la visita di Dio e non come portatrice di quella parola di salvezza, di speranza e di liberazione che lui è venuto a portare. Lasciamoci guardare dai suoi occhi pieni di pianto e lasciamoci convertire, ha proseguito nella sua omelia Don Andrea Albertin, che ha concluso sottolineando come le lacrime di Gesù su Gerusalemme ci ricordano anche tutte le lacrime che continuano ad essere versate, in particolare proprio in questa città, in questa terra, che piange il muro della divisione e l'assenza di pace tra i popoli che la abitano. Come asciugare queste lacrime? Confidando nella speranza che il Signore Gesù ci lascia liberi di accoglierlo, di accettarlo. Se noi lo lasciamo entrare, allora davvero la serenità, la pace, la speranza trasformerà i nostri cuori e ci renderà capaci di asciugare non solo le nostre, ma soprattutto le lacrime anche dei nostri fratelli.